Lavazza è oggi una delle aziende di torrefazione più importanti al mondo. Scopriamo tutto della storia e dell'evoluzione dei marchi Lavazza dopo la sigla. Una bella tazzuglia del caffè. Allora, il fondatore Luigi Lavazza aprì un'attività nel 1894, rilevando una piccola drogheria nei pressi di Torino, specializzandosi poi nella produzione di caffè. Fu così che nel 1927 apparve il primo vero marchio, i Caffè Lavazza, con lettere rosse e nere, probabilmente dovute alle tipologie di prodotti offerti, con caffè con un aroma più intenso era rappresentato dal colore nero e un caffè meno intenso era rappresentato dal colore rosso. Queste lettere, appunto, in uno stile giocoso, molto divertente, carino, ma non adatto a un'azienda che vuole porsi al top. Quindi è solo nel 1946 che apparve il primo vero marchio ad opera dell'Aerostudio Borghi di Milano. Come vediamo, è uno scudo diviso a metà, appunto, dai colori istituzionali rosso e nero, con da un lato 3 chicchi di caffè e dall'altro una tazzina. Sopra la classica scritta Lavazza che, come possiamo vedere, è praticamente invariata fino ai giorni nostri. Nel 1950, nel frattempo, compare il secondo marchio, graficamente molto più pulito, e difatti vediamo che è un semplice rettangolo con all'interno la scritta Lavazza in bianco su sfondo rosso e nero, scritta in bianco semplicemente per dare più visibilità al logotipo. Negli anni 60 l'azienda intraprende il cammino della comunicazione assieme allo studio di Armando Testa. Si avviò a diventare il simbolo del caffè italiano in tutto il mondo. Vennero lanciati prodotti come per esempio il caffè Paulista, che veniva confezionato sottovuoto, una delle prime aziende a farlo, tutto ciò sempre in collaborazione con lo studio Testa. Lo stesso studio disegnerà nel 1970 il nuovo logo, chiamato Mano Tazzina. Come vediamo, c'è una mano che tiene una tazzina, posizionati su un piano formato dalle stesse lettere tridimensionali della scritta Lavazza. Questo sarà il logo che caratterizzerà Lavazza per ben 16 anni. Ma poi nel 1986, dove il restyling del marchio viene affidato allo studio di Roviland, la mano tazzina in questo caso viene sostituita dal logo fumoso, chiamiamolo così. Questo perché, come possiamo vedere, la scritta Lavazza torna ad essere piatto, quindi non più ad essere tridimensionale, e la V viene usata per rappresentare la tazzina che c'era nel logo precedente, con l'aggiunta del fumo che classicamente esce dalle tazzine di caffè. Però nel 91, sempre di Roviland, decide di fare un nuovo intervento grafico a questo logo. Viene aggiunta una sottolineatura rossa sotto il logotipo Lavazza e il colore del fumo viene cambiato da nero a un grigio molto chiaro. Un anno dopo, inoltre, viene creato un marchio apposito per il settore dei pubblici esercizi. Il marchio diventa così il segnale distintivo riconoscibile dei locali che offrono le miscele di caffè Lavazza. Abbiamo la scritta, il logotipo Lavazza un pochettino meno in evidenza, con questo fumo che esce dalla lettera A e non più dalla lettera V, con un fondo nero e rosso. Direi una giusta fusione tra il passato, quindi i primi due loghi che avevano il fondo rosso e nero, e il presente che era rappresentato appunto dal fumo che usciva dalla lettera V. L'attuale logo invece, capostipite dei marchi Lavazza, risale al 1994 ed è sempre creato dallo studio Testa. Semplice, è solo il logotipo, in questo caso fondo azzurro con la scritta in bianco, si trova anche con i colori invertiti, e viene fatta questa scelta di cambiare i colori aziendali da rosso e nero ad azzurro per rappresentare l'Italia nel mondo, e quindi è un modo per dare ancora più importanza all'italianità del marchio Lavazza. Bene ragazzi, anche il viaggio all'interno della tradizione del caffè italiano finisce qua.
E noi ci rivediamo come al solito nel prossimo interessantissimo video, sempre qui su It's Logo Time. Ciao!